Ogni 1000 visualizzazioni si guadagna 1 euro. Gli youtuber sono tutti ricchi. Non pagano mai le tasse. No! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi un video particolare, lo dico in ogni intro, lo so, ma è perché secondo me sono video realmente particolari. Oggi vi spiego quanto ho guadagnato negli ultimi 3 mesi con YouTube, cioè da quando ho attivato la monetizzazione. Vi spiegherò questo aneddoto della vita che tutti ci chiediamo, perché tutti pensiamo che gli youtuber sono ricchi, tutti... Ok, non è così. Adesso vi spiego in breve come funziona YouTube. Innanzitutto vi ricordo di mettere like, iscrivetevi, tutte cose che già sapete, mi raccomando raga, supportate. Fatemi sapere nei commenti anche se volete altri video più approfonditi o altri video dove parlo magari dei video che ho monetizzato o video che non ho monetizzato. Fatemelo sapere nei commenti, sono fatti apposta per voi. Allora, prima di iniziare questo video vorrei andare su Social Blade e allora vediamo quanto potrei guadagnare online con YouTube. Vediamo quanto dice lui. Lui dice che io mensilmente potrei guadagnare tra i 5 e i 79 euro mensili. Annui potrei guadagnare dai 59 ai 945 euro. E io, caro Social Blade, ti dico che se fosse Paco De sarebbe perfetto. Sarebbe la cosa più bella del mondo, ma purtroppo non è così. E dopo vi spiegherò perché. Ho avuto un momento di hype praticamente quando, diciamo, il masseo è scoppiato grazie alla reaction che ho fatto. Infatti ho totalizzato fino ad ora quasi 55.000 visual e grazie a lui sono cresciuto molto. E adesso ovviamente sto calando un po', ma raga è normale, è passato il momento di hype e ci sta. Ma adesso vi spiego meglio come funziona tutto quello che c'è dietro la monetizzazione. Questi siti come Social Blade, ok, ti danno una stima ma non sono giusti, non ti dicono le cose realmente come sono. Allora, su YouTube praticamente non valgono le visualizzazioni. Se tu fai 3 miliardi di visualizzazioni non guadagni 3 milioni di euro. Se fai 1000 visualizzazioni non prendi 1 euro. Su YouTube non si guadagna con le visual ma si guadagna con le visualizzazioni delle pubblicità. Infatti è quello che ti permette di guadagnare qualcosa. Infatti se per 1000 volte vengono visualizzate 1000 pubblicità, tu andrai a prendere 1 euro. Ma se in quelle 1000 visualizzazioni normali vengono viste solo 100 pubblicità, tu prenderai 10 centesimi. Ci siamo, quindi non visualizzazioni ma visualizzazioni di pubblicità. Una cosa che varia molto è il CPM, cioè quanto la valutazione di queste 1000 visualizzazioni delle pubblicità. Ci sono paesi come l'America dove il CPM è molto più alto rispetto all'Italia, perché magari sono meno tasse o comunque sono meno scazzi legali e quindi è molto più alto. Poi ci sono anche video che ti fanno guadagnare di più, video che ti fanno guadagnare di meno. Ma un attimo, devo salutare gli iscritti, cosa molto importante. Per questo video devo salutare Angela Sottile, Antonio Barbisin, Roberto Castelnuovo, Antonio Morgante e Mattia Figliolini. Raga, vi ricordo che comunque vi saluterò da ora in poi solo nel video della domenica, quindi commentate il giovedì e domenica sarete salutati, perché altrimenti... comunque ne seleziono i primi 5, quindi sbrigatevi raga, stateci dietro. Stavo dicendo, ci sono video che valgono di più e video che valgono di meno. Esempio, se mi fai un video sugli slime sarà valutato di meno, ma perché? Perché c'è una fascia d'età che magari il video degli slime se lo guardano i bambini non hanno soldi da spendere e quindi sarà pagato di meno. Esempio, un video di soldi come questo sicuramente avrà un CPM più alto, infatti magari se sarà così vi porterò anche un video su questo video. Minchia che storia, oh. C'è gente che tipo per 1000 visual il CPM gli è salito a 7 euro, minchia. Se fosse così veramente sarebbe spettacolare. Un'altra cosa che ti permette tantissimo di guadagnare su YouTube sono le collaborazioni. Esempio, ti contatta un'azienda e dice: ehi bro, ti voglio mandare questo paio di scarpe che saranno in vendita tra qualche mese, me le vuoi pubblicizzare? Ok, dammi 1000 euro. Boom, 1000 euro, i pubblicizzi le scarpe, ci guadagni 1000 euro e le scarpe. Questo è uno dei principali guadagni su YouTube, perché comunque, ok, YouTube ti paga, ma ti paga veramente poco. Infatti e l'ultima ruota del carro, diciamo, la monetizzazione di YouTube. Infatti raga, io anche sto facendo delle collaborazioni con dei brand. Più in là vi usciranno i video, vi spiego come sono riuscito ad ottenere queste collaborazioni, quindi state pronti, arriverà il video. Altra cosa che ti permette di guadagnare su YouTube
su YouTube sono ad esempio spammare le carte. Ad esempio, raga, io ho la carta Hype, ve la metto sempre il link in descrizione. Riceverete 10 euro in omaggio, la potete fare anche da minorenni e potrete conquistare un pizzico di indipendenza anche da minorenni. Vi consiglio di farla. Esempio, quando voi fate la carta Hype, guadagnate 10 euro voi in omaggio, ma guadagno anche io 10 euro. Quindi anche se volete sostenere il canale, ci guadagnate sia voi che io. Fatelo, raga, link in descrizione. L'altro guadagno sono i link di affiliazione Amazon. Ad esempio, se andate in bio troverete tutta la mia attrezzatura, ci sono tutti i miei link che se cliccate acquistate su Amazon attraverso il mio link e io ricevo tipo il 12%, quindi niente, ho comprato una cosa da 20 euro, mi arrivano pochissimi soldi. Ma voi direte, e vabbè, ma guadagni 5 euro al mese, ma te li prendi, almeno hai comunque un qualcosa. E invece no. E sapete perché invece non è così? Perché YouTube i soldi non te li manda lui, ma te li fa passare attraverso Google AdSense, che è quello che appunto fa le pubblicità. Google AdSense come minimo ti fa una transazione di 70 euro, quindi se superi la soglia puoi prenderti i soldi, altrimenti sono persi. Infatti ho guadagnato 5 euro, non so se li prenderò o no, non so se si sommano insieme oppure no, spero di sì sinceramente, però non lo so. Gli youtuber pagano le tasse? Ovviamente sì, ovviamente sì, ovviamente sì. È un lavoro come tutti gli altri, come esempio un conduttore televisivo. Anche lui lavora davanti a una telecamera. Ok, stessa cosa facciamo noi. Per fortuna ancora non è il mio lavoro. Ma chissà, un giorno magari esplode. Diventa un miliardario. No, scherzo. Come gli youtuber pagano le tasse? Allora, lo Stato dice che finché tu non guadagni 5.000 euro annui, puoi segnare quelle entrate come entrate casuali. Tipo ti vendi una macchina e prendi boom, 1.000 euro. Ok, ma non prendi ogni giorno 1.000 euro. È una cosa casuale. Quando invece inizi a percepire più di 5.000 euro all'anno devi aprire una partita IVA. E in quel caso ci sono diverse cose che ancora non sanno in Italia come ti devono segnare, bla bla bla. Cose che mettiamole da parte. La famosa cosa dei video sopra i 10 minuti. Ok, ve la spiego una volta per tutte. Allora, nei video sopra i 10 minuti voi potete inserire le pubblicità in mezzo al video. Quindi più pubblicità più soldi che prendete, giustamente. E comunque raga, è normale, in TV guardate la pubblicità. Su YouTube è normale, è un servizio gratuito come su Twitch d'altronde. Un servizio gratuito ed è normale comunque. Ma adesso andiamo su YouTube e guardiamo quanto ho guadagnato io. Io ho un CPM di 1,92€ in aumento del 6%. A giugno io ho guadagnato 66 centesimi. Cioè un cazzo. Invece a luglio che ho fatto il mese pieno ho guadagnato 5,04€. Che comunque per un canale da 1.000 iscritti. Ovviamente non ho preso niente perché grazie Ads che devi fare 70 euro di... Grazie. Invece questo mese avrò guadagnato tipo all'incirca 1,50€. Già l'ho visto, ma non potrò prenderli di nuovo. Qui potete vedere che 75 dollari, 501 e 1,74 dollari. Poi vi spiego. YouTube ti segna il guadagno in dollari, ma poi in euro sarà di meno. Quindi comunque... la prendita del culo. Qua ci sono i video che mi hanno fatto guadagnare di più. La gente pensa, wow, 55.000 visual in un video, ti sarai fatto i soldi. No, è bollino giallo. Vabbè, poi ci sono entrate da YouTube Premium e YouTube delle pubblicità. Infatti 3 ore 24 con pubblicità, 16 centesimi con YouTube Premium. Fatemi sapere chi di voi ha YouTube Premium, perché sinceramente io non me lo farei mai, però ok. Qui ci sono tutti i diversi tipi di annunci e ci sono quelli ad asta che tipo li puoi skippare, oppure quelli che ti compaiono tipo quando te lo guardi in TV o nel PC, che tipo c'è la piccola banda. E sinceramente punto più a fare quelli tipo ignorabili, almeno così se non ve lo volete guardare skippate e non vi disturba più di tanto. Non guadagni fin da subito, ma devi avere dei requisiti. I requisiti sono 1.000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazioni annue. Quindi se non avete questo non potete fare niente. Mi pare ho raggiunto tipo le 9 ore di visualizzazioni. Vabbè, i 1.000 iscritti ormai l'ho passato, sono a 1.322. Quindi iscriviti così diventeremo di più. Ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto, vi ho chiarito un po' la situazione. Tra qualche mese vi farò uscire di nuovo qualche video. Fatemi sapere anche il prossimo mese di... il microfono stava cadendo. Anche il prossimo mese direttamente vi faccio sapere quanto guadagno. Che poi comunque in estate dicono che si guadagni di meno, ma tipo nelle stagioni invernali, comunque siamo tutti a casa, dicono che si guadagni di più. Bene, vedremo, ci porterò anche un video su questo. Tipo, in inverno si guadagna di più su YouTube? Lo scopriremo, raga, lo scopriremo. Per questo video è tutto, raga. Mi raccomando, guardatevi le pubblicità, cliccate, comprate le cose su Amazon, fate ricca, fate da. Mi raccomando, raga. Che comunque, quando vi dico fatevi la carta Hype, seguitemi su Amazon, di qua e di là. Comunque, quei soldi che guadagnerò li spenderò tutti per voi, per cercarvi di portare
il miglior contenuto possibile. Ovviamente non è che l'attrezzatura faccia il contenuto, sono io, però comunque una buona attrezzatura dà una mano. Tipo un buon PC per editare, per Twitch, eh? Ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Lasciate like, iscrivetevi. E ci vediamo adesso giovedì alle 15:15. Ciao raga.